Buongiorno a tutti e benvenuti a questa puntata del minuto 91 anteprima di Udinese Cagliari e l'altra partita che è Pordenone Ascoli. La partita di Udinese Cagliari si giocherà alle ore 15 di domani, quindi un'ora decisamente tranquilla come al solito. Scusate se non sono stato presente in questi giorni per motivi impegnativi, perché si sa che a quasi a fine dell'anno si ha degli impegni prima di Natale, quindi non sono riuscito a fare il post partita. A parte che ben sapete che l'Udinese ha perso 3-1 contro la Juventus e quindi non è cambiato molto la situazione, e anche quella su della partita che c'è stata sulla, andiamo un po' a vedere, invece buona per il Pordenone, che è andata a vincere contro Cosenza finendo in 10 uomini, ma per un'espulsione banale, perché posso dire banale perché l'arbitro, sapendo che il giocatore è già infortunato, lui pensava che stava perdendo tempo, invece non stava perdendo tempo, e quindi è stato ammonito e anche espulso, quindi vedete un po' voi, e quindi non c'è stato opportunità e mancavano 2-3 minuti alla fine della partita, però c'è stata questa cosa. Andiamo un po' a vedere invece le probabili formazioni, dove Udinese e Cagliari, che si giocherà alle ore 15 di sabato, tra Lasagna o Nestorowski, e poi torna Rog per Cagliari. Cotti che spera di recuperare Iaiano in mezzo al campo, ma la formazione non si dovrebbe discostare da quella vista allo Stadium Allianz di Torino, con Lasagna nuovamente preferito a Nestorowski. Nel Cagliari rimarrà un po' a recuperare Pellegrini, mentre al posto dello squalificato Nandez in mediana dovrebbe rivedere il croato Rog. Andiamo proprio a vedere un po' le probabili formazioni. Io posso dire la mia, una partita durissima, perché il Cagliari è molto 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 cambiamentizzato in questo periodo e è in forma, però è una tradizione positiva per i friulani, che hanno vinto 15 dei 24 precedenti con solo due vittorie per i rossoblù, che hanno vinto due sole volte a Udine, l'ultima fermata di Aupedo nella stagione 2017-2018. Però andiamo a vedere che l'Udinese giocherà sicuramente contro un Cagliari, come dicevo, molto motivato. Infatti la formazione si prevede che sarà un 3-5-2 per l'Udinese, comunque in porta da Maiò e Kong e Gnotti in difesa, parlano sempre da destra verso sinistra, De Avis, Fofana, Mandragora, Depo e Larsen in centro campo, in attacco forse Okaka, Lasagna o al posto della Lasagna o Nestorowski. Vedremo. Vittorio Gotti, disponibile Samir che è stato operato al menisco, quindi infatti è indisponibile, e Sema che è un recupero di infortunio. Cagliari invece dovrebbe forse giocare con 4-3-1-2, con Rafael in porta, Cacciatore, Gravan e Pissacane e Pellegrini in difesa, Ionita, Giaccarini e Rog in centrocampo, con Angolan dietro le due punte, che sono Joao Pedro e Simeone. La torre è Maran. Disponibili Cepitelli, Pavoretti, Gragni, Birsa e Castro. Squalificati Olsen, il portiere Olsen e Nandes. Ecco perché giocherà Rafael. Che dirvi, una classifica che può parlare da sola. Un Cagliari veramente, come ben sapete, molto cabanizzato. È quinta davanti all'Atalanta a 29 punti, e pensate proprio un Cagliari che non si vede da anni, anni e anni a questa parte. È molto cabanizzata, come dicevo, quindi l'Udinese cercherà assolutamente di vincere in casa per bloccare questi 15 punti, per andare almeno a 18, per superare almeno la Lecce o la Fiorentina, ma vedremo che cosa succederà domani alle ore 15 allo Stadio Friuli Dacia Arena di Udine. Andiamo invece a vedere la Serie B, dove nella Serie B
come dicevo, il Pordenone giocherà in casa. Già ben sapete che la Spezia e Cremonesi è stata rinviata ad Asnettinati per maltempo con l'allarme rossa in Liguria, e quindi oggi praticamente è stata rinviata ad Asnettinati la partita tra la Spezia e Cremonese, quindi non so ancora quando. Invece la partita che si giocherà domenica alle ore 21, Stadio Priore d'Acerena di Udine, sarà, come dicevo, Pordenone Ascoli. Sarà l'ultima partita di questa giornata, di 17ª giornata del campionato. Giocherà contro un Ascoli che è buon punteggio, anche lei è a sesta a 24 punti insieme a Chievo Verona, ma il Pordenone è a 28 punti ed è la sorpresa di quest'anno nella Serie B. Veramente in tanti l'hanno detto, perché sta giocando con tante squadre, come ben sapete, avendo giocato contro, come dicevo, contro delle big come Frosinone, come Benevento, come altre squadre, e quindi sono partite molto molto interessanti, e soprattutto vinte in casa. Quindi il bottino in casa è molto molto importante, è un buon, ottimo fortino. Sappiamo che ieri è stato ufficializzato invece un allenatore del Trapani, Fabrizio Castori, dove infatti, se andiamo a vedere la propria classifica, il Trapani è penultimo, e quindi cambia allenatore. E beh, che dirvi, una partita molto interessante. Si andrà a giocare la 18ª per il infrasettimanale nella giornata di Santo Stefano, il mercoledì 26, quindi la Serie B non si fermerà, giocherà la 18ª giornata di campionato contro la Salernitana alle ore 15, tutto nello stesso giorno. Quindi sarà un Boxing Day della Serie B per il 26, e per la 26ª giornata, per la 18ª giornata del campionato, e quindi la Serie B non si fermerà, come ben sapete, è diversa rispetto alla Serie A, che si ferma. E infatti andiamo a vedere che anche il 29 giocherà il Pordenone in casa contro la Cremonese alle ore 15, quindi anche il 29 di dicembre giocherà lo stesso. E andiamo a vedere anche un'altra squadra, un'altra partita, che sa ripreò Serie B, tornerà a giocare anche loro per un grande stop, per invece rispetto alla Serie A, che tornerà a giocare già dal 5 o 6, se non mi ricordo male, di campionato. Come ben sapete, la Serie A tornerà a giocare la Serie A il domenica 5 e lunedì 6 nell'Epifania, e quindi tornerà a giocare, ovviamente giocherà fuori contro il Lecce alle ore 18 di lunedì 6 gennaio. Quindi giocheremo, Udinese giocherà, come dicevo, dopo il Cagliari, che si fermerà per questa pausa natalizia di Capodanno fino al 6 di gennaio. Invece la Serie B, come ben sapete, giocherà, come ho detto, dagli incontri come quella di domani, come Serie A. Poi il 26, che sarà giovedì, che è Santo Stefano, e domenica 29, quindi sono partite molto ravvicinate, e domenica 29 alle ore 15 contro Cremonese allo Stadio Priore d'Acerena di Udine. Quindi tornerà a giocare, come dicevo, la pausa do, una grande pausa, e tornerà a giocare il 18 di gennaio. Quindi dopo una, diciamo che giocheranno dopo Capodanno, il 18 di gennaio. Quindi pausa rispetto un po' più pausa dopo, perché la Serie A, avendo giocato fino a domani, dopodomani, domenica, questa che è 22, e invece la Serie B, come ben sapete, continuerà a giocare fino a Santo, dopo Santo Stefano, fino a 29. Bene, io vi ringrazio per l'ascolto. Come avete sentito, io spero in due vittorie per tutte e due le squadre.
del Friuli Venezia Giulia e che dirvi, vi ringrazio a tutti voi e buona partita per voi. Io spero buone vacanze per l'Udinese dopo aver vinto contro, chiaramente dopo aver vinto contro l'Udinese, per l'Udinese, e invece per Pordenone sicuramente non ci sentiremo lo stesso all'interno di queste vacanze natalizie, ma vedremo che cosa succederà. Io vi ringrazio per l'ascolto e mandi mandi ancora. Forza Udinese, forza Pordenone. Ciao a tutti.